esempi ne abbiamo nell'atletica leggera, nel karate, l'abbiamo nel judo, nella lotta, l'abbiamo, quindi direi, negli sport di squadra qualche atleta che è finito in squadre nazionali. Lo sappiamo, una delle nostre deficienze è quella di non avere equipe di altissimo livello. Ci auguriamo che l'Arezzo ci porti a rivedere un po' di gioia come squadra. Come ogni dicembre, la Sala dei Grandi della provincia di Arezzo ospita la giornata olimpica. CONI ed istituzioni locali che scelgono società ed atleti che con il loro impegno si sono distinti per affermare la pratica sportiva. Un mondo, quello delle società sportive aretine, più che mai vivace e pieno di belle realtà. Tra queste anche la Free Runners Arezzo, presieduta dal nostro collaboratore David Faltoni, che ha ricevuto il premio come società dell'anno. Sì, è un coronamento di un impegno enorme di questi anni. La nostra è una società molto giovane, quindi sono pochi anni che ci siamo, già avere vinto un premio è una grande soddisfazione. Lo sport è uno strumento, anche in un momento di difficoltà come questo, per evitare ai giovani di finire nelle mani del degrado e della delinquenza. Quindi è una grande soddisfazione che ci sia stato riconosciuto che anche noi siamo in grado di contribuire a questo miglioramento della società. Premiato anche il pilota aretino Stefano Rossi, che sta per partire per una nuova edizione dell'Africa Eco Race. E poi tanti atleti, tra coloro anche chi è il caso dei due giovanissimi Andrea Conti e Francesco Romanelli, è riuscito nella sua disciplina, il Taekwondo, ad indossare la maglia della nazionale e raggiungere ottimi risultati. Bene, la mia storia di atleta è iniziata a 4 anni quando mio padre mi ha buttato, diciamo, in palestra. Lì ci trascorro, penso, i migliori momenti della mia vita, perché poi si trasformano appunto anche in risultati bellissimi e si possono vedere anche che sto indossando la maglia della nazionale che mi rende orgoglioso di me stesso. L'ultimo risultato importante di recente, che sono state 2 settimane fa, è stato il Croazia Open, dove sono arrivato primo classificato. Un torneo molto prestigioso e che vuol dire che io sto lavorando benissimo e speriamo che appunto il prossimo anno possa rientrare in nazionale e andare magari a fare i mondiali. Le Olimpiadi, ecco, è un sogno nel cassetto di tutti i ragazzini e speriamo che un giorno quel sogno nel cassetto possa diventare realtà e che possa portare nel gradino più alto del podio la nostra nazione e che mi renda orgoglioso di me stesso. Io ho iniziato giusto così per fare qualcosa di sport, perché nelle parti la pallavolo è quella più alta e non mi garba più di tanto, quindi vidi sto sport nuovo, il taekwondo, e iniziai da qui, a 4 anni anch'io. Poi andando avanti col tempo mi sono molto appassionato e questa passione mi ha fatto arrivare a dei livelli molto alti, come andare agli europei quest'anno. Davanti al mio futuro c'è tipo di ritornare nazionale e anche andare alle Olimpiadi, che c'è, come ha detto il mio compagno, che è un sogno di ogni ragazzo. Il mondo dello sport aretino può contare sul sostegno importante e costante di Estra. Sì, la giornata olimpica è un evento importantissimo. Oggi c'è stato questo importante riconoscimento, non tanto per il sottoscritto ma per l'azienda che rappresento e per tutti coloro che determinano gli indirizzi strategici di questa importante realtà che contribuisce al nostro territorio, che restituisce i grandi risultati economici, soprattutto nel settore, nell'ambito sportivo. Abbiamo più progetti che sosteniamo, da Estra Sport Club a, diciamo, il premio giornalistico, dove addirittura premiamo le buone notizie, i giornalisti e i protagonisti delle stesse notizie. Lo sport è un veicolo straordinario per noi, in cui crediamo, perché rappresenta i nostri valori e, come dire, è un connubio positivo, quindi non solo e non tanto sponsorizzazioni semplici, ma una vera condivisione valoriale.